avevamo tanta preoccupazione, tanta preoccupazione per i bambini, ma i bambini erano quelli che stavano meglio, perché è già 3-4 anni che stiamo nutrendo, dandogli da mangiare e cercando di curare la salute a questi bambini. Chi ha più problemi di occhi e di difficoltà sono gli anziani, intorno ai genitori e i nonni. Questi hanno avuto una carenza terribile di vitamine, soprattutto vitamina A e vitamina C. Per cui i bambini, sì, occhiali, cure, chi ne ha bisogno, ma siamo stati piacevolmente sorpresi, perché pensavamo chissà questi bambini, invece no, i bambini tutto sommato, una minima cosa, i bambini stanno bene. Allora sono stati operati gli anziani, quelli operabili, perché chi era già cieco basta, non era più il caso. Comunque sono stati portati con un pullman alla fine della giornata della visita all'ospedale di Citalco, sono stati operati e dopo una settimana rimandati a casa. Quelli che avevano altri problemi di salute sono rimasti lì, sono tornati la settimana dopo, riportati nello stesso posto dove erano stati prelevati. Così non hanno avuto traumi di nessun genere, perché forse è la prima volta nella loro vita che si allontanavano dalla capanna di paglia con le pareti di sterco di vacca, larga 3 metri per 3 quando è grande. Per cui queste persone sono state operate, sono stati dati gli occhiali a chi ne aveva necessità, e la cosa è finita veramente benissimo. Per cui i libri, e io raccolgo i soldi per queste opere. Adesso non vi intristisco più, parliamo di India, perché l'India è bellissima. Solo una cosa volevo chiederle. Sì. Vi avvalete di qualcuno già sul posto per organizzare tutte queste cose, immagino? Allora, non si deve fare tutto assolutamente nei termini di legge e in regola, perché siamo in uno stato straniero, non è la comunità europea che ha il limite, in uno stato straniero non si può andare a fare delle cose, soprattutto portare i soldi, perché sarebbe un'esportazione illecita di capitali, ci sarebbero delle storie. C'è il che ha iniziato, che ha voluto questa scuola, è un bramino indiano, Ram Prakash Sharma Yogi. Era uno yogi, per chi di voi ha fatto yoga, era uno yogi veramente, veramente in gamba. Se c'è un passaparola con chi ha fatto yoga, salta fuori il nome di Sharma Yogi, perché è una persona. Lui era molto preoccupato per le vedove e per i bambini, perché pur essendo l'India un paese di forti contrasti, è tutto il contrario di tutto, è il paese dove le donne in Parlamento sono più rappresentate, il paese che rappresenta le donne in Parlamento più di tutti gli altri al mondo, nessun altro paese ha tante donne in Parlamento, ma il rapporto uomini-donne, sapete che le donne sono in maggioranza dappertutto, in India no, in India le donne sono meno, la maggioranza sono uomini, e la cosa la dice lunga, perché avere una figlia in India è una disgrazia, perché bisogna trovarle marito, guai se non le trova marito, alla fine del mondo, questa è una vergogna enorme, incredibile. Per sposarla ci vuole la dote, e la dote in pratica non la stabilisce il padre della ragazza, che dice io ti do tanto, no, la stabilisce il marito, i genitori del marito. Per cui è stata fondata un'associazione che si chiama Associazione Devidin è il nome del primo bambino salvato, e adesso ha 12 anni, e questa associazione ha sede in Francia, perché la discepola di Sharma Yogi vive a Parigi, è italiana, ma è sposata, vive a Parigi, e la prima fondazione è nata lì, si chiama Associazione Devidin. Allora lì raccoglie i soldi e vanno in India, perché per l'India, è difficile da spiegare, non da capire, ma è difficile da spiegare, in India non si può dare dei soldi, uno straniero non dà dei soldi ad una fondazione, dice io faccio beneficenza, ti do i soldi, ci vuole il permesso dello Stato, però una volta fatto qualcosa, ottenuto il permesso dello Stato, c'è la certezza che da un'associazione italiana o comunque europea, non indiana, l'associazione Devidin in questo caso, manda soldi alla Kabir Foundation, perché per costruire la scuola, per fare qualsiasi cosa.